Mauro Esposito in versione brizzolata come Ravanelli, non ti riconoscevamo quasi, però il fisico c'è. Com'è andata la tua stagione? Ma bene, io alleno i ragazzi, come sai, dell'Under 13 del Pescara. Cerchiamo di insegnargli più cose possibile ai giovani oggi. Sono contento perché i ragazzi oggi vogliono emergere, ti seguono e per un allenatore è molto importante. E che livello c'è nel settore giovanile del Pescara? Oltre ai tuoi ragazzi in generale, insomma, avrai visto lavorare i tuoi colleghi sul campo, che vivaio ha il Pescara per il futuro? Ma sono anni ormai che il settore giovanile del Pescara è un settore giovanile importante. Il presidente ci tiene tantissimo ai giovani, l'ha dimostrato negli anni facendo esordire anche parecchi ragazzi del settore giovanile appunto in prima squadra. Perciò noi allenatori facciamo del nostro meglio, come dicevo prima, per far crescere i ragazzi il più possibile. Poi ci devono mettere dell'oro per arrivare a ottenere degli obiettivi importanti. Tu hai giocato con il Pescara in B, ma poi hai giocato in A. Vedere oggi il Pescara in C, quell'anno prossimo sarà il quarto campionato consecutivo, quanto fa male? Ma fa male perché una piazza e una società come Pescara non merita sicuramente di giocare in Serie C, però sappiamo benissimo che non è facile risalire, però io sono convinto che con l'ambizione che ha il Pescara, anche se nelle difficoltà che magari possiamo avere oggi, però ha sempre allestito una squadra competitiva e speriamo prima o poi, più presto possibile, di risalire perlomeno in Serie B, perché penso che sia il campionato che è più adatto a questa società, a questa piazza. Un giorno vedremo Mauro Esposito sulla panchina dell'Adriatico? Ma guarda, oggi mi trovo a mio agio con i ragazzi, come dicevo prima, mi piace mettere le mie competenze, la mia esperienza al servizio dei giovani, quelle che mi interessa di più oggi. Mi piace tantissimo lavorare con loro e oggi il mio obiettivo è quello di far crescere i giovani, poi un domani chi lo sa il tempo lo dirà.